Come ogni grande metropoli, anche Londra di notte è pericolosa. È statisticamente dimostrato a livello mondiale che la maggior parte dei crimini vengono compiuti durante le ore notturne, per cui, soprattutto se si visitano alcuni dei quartieri sconsigliati per via dell'elevato tasso di criminalità, è sempre parzialmente pericoloso uscire di notte da soli in zone poco affidabili. In questo video cerchiamo di capire quali sono i quartieri più sicuri e quelli in cui bisogna fare maggiore attenzione. Ma prima di tutto, sigla! Innanzitutto bisogna fare una macroanalisi. Qualunque città, dei sobborghi e delle zone più popolari dove il tasso di criminalità è più alto rispetto ad altri quartieri considerati invece più sicuri. Tuttavia, devi considerare che anche nella zona più chic della city può succedere di essere derubati e di incorrere in un episodio di criminalità. Anche in zone come in quella di Westminster è stato riscontrato un elevato tasso di criminalità, per esempio. Sì, infatti, secondo i dati della Metropolitan Police, Westminster è stata la zona con più crimini a Londra tra giugno del 2017 e giugno del 2018. Pensate, infatti il quartiere di Westminster ha avuto 63.204 reati segnalati solo nell'ultimo anno, mentre il Borough of Hamlet, nella zona est, considerato in realtà uno dei peggiori quartieri di Londra, ha avuto poco più della metà dei crimini. Westminster, nel periodo di tempo da noi analizzato, ha avuto 14.351 segnalazioni di violenze e crimini contro persone, tra cui omicidi, aggressioni e gravi lesioni fisiche. Esistono inoltre dei quartieri pericolosi da cui, se possibile, bisogna girare al largo, almeno dopo una certa ora. Sì, tra i quartieri sconsigliati ci sono sicuramente quelli di Peckham e di Hackney, cugini di Quarto Giaro a Milano, di Tor Bella Monaca a Roma, per intenderci. Peckham. Sono dei posti periferici dove innanzitutto non si capita per caso e dove soprattutto gira molta droga. Questi quartieri rientrano sì tra i quartieri sconsigliati, ma anche qui tutto è un po' relativo, diciamoci la verità. Passeggiarci a mezzogiorno o andarci a fare la spesa non ti farà certo rischiare la vita, ma al contrario, se vai in giro di notte in cerca di sballo, potresti imbatterti in compagnie poco piacevoli. E allora, chiederti se Londra di notte è pericolosa ha davvero poco senso. Prima di parlarti dei quartieri sicuri, ti voglio segnalare il sito di Safe Around, che ti permette di verificare su una mappa il grado di criminalità di ogni singola area di un dato quartiere di Londra, in base appunto ai crimini che sono stati registrati negli ultimi mesi. Ecco invece la top 5 dei quartieri sicuri. Al primo posto troviamo Richmond Upon Thames, dove il tasso di criminalità è di 17 crimini violenti per ogni 1000 abitanti. Al secondo posto c'è Bixley, con ben 19 crimini su 1000 abitanti, che se la batte alla grande con la prima zona in classifica. Seton è al terzo posto, e poi Kingston e Harrow. Se invece hai intenzione di trasferirti a Londra con tutta la famiglia o stai per avere un bambino e cerchi una zona dove poter crescere la tua famiglia in totale tranquillità, ecco tre quartieri sicuri che ti consigliamo. Vogliamo parlare di Stratford, per esempio? A soli 5 minuti di treno da Liverpool Street, importante nodo di collegamento per l'Essex e l'East Anglia, Stratford è considerata la zona più tranquilla dell'East London ed è molto consigliata in termini di popolazione e paesaggi circostanti, e anche di pianificazione urbanistica, sviluppo e tutti i servizi offerti. Gli spazi aperti, i parchi e le paludi di Stratford costituiscono alcuni dei luoghi più belli e incantevoli di Londra. Ma c'è anche Poplar. Infatti, mentre Londra cresceva nel corso degli anni, aree come quella di Poplar diventarono più popolate e industrializzate. L'area ospitava numerose industrie legate al mare, tra cui magazzini di costruzioni navali e di corde. La Compagnia delle Indie Orientali costruì la chiesa della zona nel 1650. Originariamente chiamata la Poplar Chapel, questa chiesa è ora chiamata Vecchia Chiesa di San Mattias e opera come un centro comunitario. Anche Poplar, così come Stratford, è situata nell'est di Londra, zona in netta crescita e dove conviene investire dato l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando delle zone sicure a Londra dove poterti stabilire, prendila sicuramente in considerazione. E poi ci sta la nostra cara Leyton. Il giusto compromesso tra posizione, convenienza e qualità della vita è racchiuso proprio qui a Leyton.
Questa zona dell'est di Londra è molto ben collegata con il resto della City, e questo già lo sappiamo. Ci vogliono solo 15 minuti per raggiungere il centro, grazie alla connessione con la Central Line. Pochissimo, insomma. A Leyton è possibile trovare ristoranti di ogni genere e delle zone molto tranquille, come il Coronation Gardens Park, costruito nel 1902 per commemorare l'incoronazione di re Edoardo VIII. Questo parco non ha solo molto da vedere, ma è anche una vera e propria presenza storica. Ci si può rilassare, fare una passeggiata nei giardini ornamentali e fermarsi vicino alla fontana o al laghetto. Al suo interno c'è il cosiddetto palco dell'orchestra, che spesso è prenotato da gruppi musicali jazz per delle esibizioni. Speriamo che questo video ti sia stato utile in qualche modo, e se vuoi approfondire l'argomento puoi leggere anche l'articolo del nostro blog che si chiama "Dove conviene vivere a Londra", o magari ti può interessare quali sono le zone dove cercare lavoro. Questi sono i due titoli che puoi cercare direttamente sul blog per approfondire. Ovviamente trovi tutti i link in descrizione. Per oggi è tutto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ed attiva le notifiche. Metti un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e se ti va raccontaci la tua esperienza lasciandoci un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!